Il Licata batte il San Luca per 3-0 nell'ultima del girone di andata e sale a 26 punti in classifica. Alli 8 decidono Quartara al 21esimo, Vitolo al 34 sul rigore e Frisenna al 44esimo. La squadra di Pippo Romano si gode così la meritata pausa dopo aver totalizzato 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Nella gara degli 8 si registra anche il buon esordio del nuovo arrivato Giuseppe Cusati. Va ricordato che la squadra alicatese ha ancora una partita da recuperare con il Santa Maria Cilento in programma l'11 gennaio 2023. Sì, l'inizio è stato complicato perché le prime 5 partite abbiamo fatto 2 punti, abbiamo perso punti importanti nelle prime 5 partite, però la squadra poi ha cominciato a fare quello che doveva fare, a giocare, a conoscersi bene anche nei principi di gioco, anche tra di loro, e poi alla fine, strada facendo, abbiamo fatto partite importanti, belle vittorie. Ero molto fiducioso che potevamo chiudere oggi a 26 punti. Ero molto fiducioso perché la squadra è viva, la squadra sta giocando bene effettivamente, molto bene. Devo dire che, ripeto ancora una volta, ero fiducioso che potessimo arrivare a questi punti. Mister, l'ho chiesto al presidente poco fa, è un peccato che la sosta arrivi proprio in questo momento quando avevate inanellato tutti questi risultati consecutivi. Ma la sosta c'è, la dobbiamo prendere, la sosta di Natale. Intanto ci godiamo questi punti in classifica, quest'ultima vittoria, trascorreremo sicuramente le feste in maniera più serena con questa bella vittoria. E poi ricominceremo e ci ripresenteremo per gli allenamenti il 27 e prepareremo l'inizio difficile di un ritorno dove ci vede 2 tre partite in una settimana, 2 trasferte consecutive tra Castrovilla e Santa Maria e poi giocare in casa di Bonese e poi andare a Catania. Sarà un inizio difficile come è stata l'andata, però ci faremo trovare pronti. Ti aspetta qualche regalo di Natale dalla società del mercato? No, io il regalo l'ho avuto oggi dai ragazzi perché avevo detto che dovevamo fare, a parte la prestazione, dovevamo cercare di raggiungere l'obiettivo della vittoria, che era quello che ci consentiva di allungare la nostra striscia positiva, di fare un passo avanti ancora in classifica e mettere dentro quei punti che poi alla fine ci serviranno per arrivare all'obiettivo prefissato. Mister, il San Luca è una squadra che comunque, oltre ad avere grande agonismo, è una squadra che quest'anno ha mostrato ottime qualità tecniche, soprattutto nel reparto avanzato ha gente di qualità. Però nel primo tempo, praticamente dopo l'inizio equilibrato, nei primi 10 minuti non c'è più stata la partita. Questa è stata la chiave della sfida, può essere quella di fare quello che magari il Cagliari aspettava che facesse San Luca, cioè magari anche di rialzo, giocare palla a terra, girare palla veloce, perché il giro palla è stato davvero No, velocissimo. abbiamo sofferto, diciamo tra virgolette, i primi 10 minuti perché non riuscivamo a trovare le giocate da dietro, eravamo un po' impacciati e abbiamo cominciato i primi 10 minuti a non giocare. Poi invece abbiamo preso le giuste distanze, abbiamo preso quella consapevolezza che noi siamo una squadra che è propositiva nel gioco e quando abbiamo cominciato a fare le prime uscite da dietro abbiamo cominciato di nuovo a prendere fiducia in quelle che sono le nostre qualità. Chiaramente noi siamo una squadra diversa da San Luca perché San Luca è una squadra fisica, una squadra che gioca molto sulla seconda palla, sulla palla lunga e questo ci poteva mettere un pochettino in difficoltà dato che noi non abbiamo grande stazza fisica sia in mezzo al campo che dietro, a parte Calaiò e Cappello. Però abbiamo tenuto botta bene su questi lanci lunghi e quando abbiamo avuto la palla abbiamo giocato e quando abbiamo giocato abbiamo creato tanto. Ma secondo me oggi è fondamentale anche perché, diciamo, con la rosa così giovane i ragazzi hanno bisogno anche un attimino, secondo me, di rifiatare. E arriva, secondo me, nel momento giusto, anche se stiamo esprimendo un calcio, oggi un primo tempo da calcio champagne. Mi ha proprio Vai a riparare. approfitto la presenza di entrambi per chiedervi ci saranno altri entrati in questo mercato di dicembre. Io ne approfitto per dare una risposta, perché poi diciamo, noi facciamo sempre parlare i fatti e le parole, no. Noi,
come si dice, migliorare è sempre auspicio di tutti. Non è semplice perché tutto sommato, diciamo, non devi snaturare le scelte fatte e la linea che noi avevamo, però lo posso dire tranquillamente che noi avevamo accordo con Samaghe, avevamo fatto un'offerta, potrei dire mostre per diciamo nei confronti dell'Arezzo, anche in considerazione di un giocatore che a fine campionato si svincola. L'Arezzo che è nelle possibilità di decidere altre cose, ha deciso altre cose. Siamo contenti comunque perché in ogni caso ci siamo chiariti in qualche maniera, perché non ci eravamo lasciati tanto bene, però insomma che la città, dico, lo sa. Noi non stiamo con le mani in mano, siamo molto scaramantici, ci sarebbe piaciuto, ma anche il ragazzo penso che sarebbe piaciuto ritornare da noi, torno a ripetere, però insomma siamo contenti delle scelte fatte, continuiamo con la linea. Noi ricordiamoci che il nostro obiettivo è quello di raggiungere la quota salvezza il prima possibile, lo stiamo facendo con un'identità di gioco e per questo bisogna dare grandissimo merito all'allenatore e al suo staff, e soprattutto lo stiamo facendo con la linea, insomma, che è quella lì di appartenenza alla società, alla crescita del settore giovanile, perché in un gruppo di 23 mi sembra ci sono, al di là dei 7 grandi, tutti quanti vengono dal settore giovanile, meno i due nuovi che sono arrivati adesso, e quindi insomma sempre, torno a ripetere, raggiungiamo i nostri obiettivi e viviamo sempre alla giornata, però dobbiamo fare grandissimi complimenti allo staff tecnico e al mister in particolare.